Salve, bentornati in ambulatorio. In questa breve clip prenderemo in esame quali sono le problematiche del viaggiare in auto con il vostro gatto. Quante volte vi è capitato che il miagolio insistente e l'ansimare del vostro micio vi abbia fatto desistere dal pensare di effettuare un viaggio in auto con lui? Anche il gatto in effetti soffre di cinetosi, quindi di mal d'auto. E anche nel gatto, come nel cane, questo meccanismo si instaura perché c'è un'alterazione durante il viaggio dell'apparato vestibolare, dell'orecchio interno, quindi il sistema labirintico, fa sì che nel soggetto si determini un'ansia tale da farlo addirittura ansimare, respirare con la lingua di fuori ed emettere miagolii e lamenti talmente tanto insistenti fino a poter scatenare episodi parossistici con eliminazioni urinarie e fecali a volte. Quindi è basilare, è importante evitare al gatto nel trasportarlo in auto che si generi tutto questo stress. Anche il gatto, come per il cane, può giovarsi dell'associazione farmacologica di due prodotti, uno a derivazione farmacologica vera e propria, che è la classica molecola di cui ho parlato nella video del cane, per inibire il vomito farmacologicamente. E anche il gatto può giovarsi altrettanto della somministrazione di prodotti naturali, magari di queste essenze floriterapiche australiane che hanno una loro specificità proprio per cercare di far vivere serenamente l'esperienza del viaggio al vostro gatto. L'unica differenza con il cane è che magari l'utilizzo concomitante della molecola farmacologica che inibisce il vomito è di stretto utilizzo veterinario, perché si tratta dell'effettuare una puntura che ha una durata di 24 ore e in questo caso deve intervenire per forza il veterinario nell'effettuare questa puntura ed è di sua strettissima pertinenza. Ringrazio tutti per l'attenzione, vi aspetto numerosi al prossimo appuntamento, mi raccomando condividete il video e a presto.